per ogni categoria professionale c'erano 10 differenziazioni all'interno di un contratto, non finiva mai. Quindi si fece il famoso inquadramento unico. E sono tutti meccanismi di semplificazione che avevano però un filo conduttore dentro, un certo livello di ugualitarismo. Anche questo viene quasi considerato una parola da non pronunciare più. Che significa? L'uguaglianza è un valore, viva Dio, l'uguaglianza è un valore. Poi io sostengo che c'è un modo per tradire l'uguaglianza, ecco, questo si può tradire. Cioè, per esempio, io faccio un inciso, io ritengo che nella gestione della scuola di massa, che è una cosa giustissima, noi abbiamo fatto la peggiore scuola di classe che si potesse mai immaginare. Perché prima a scuola ci andavano solamente i figli di che avevano determinate cose, adesso tutto arriverà all'università. Ma succede questo, che l'orientamento, quello che può dare il consiglio, viene dato solamente dalla famiglia che ha un certo tipo di formazione culturale e un certo tipo di conoscenze della realtà. Quello che invece viene in una famiglia dove il laureato non c'è stato mai, delle due l'uno, o è un genio, o se è una persona normale, nessuno gli spiega a che serve quell'università. E allora può capitare, come quello che capita a me, che avendo un insegnamento all'Università di Salerno, mi ritrovo davanti a Scienze Politiche, che è una facoltà nata nel 61 per fare la classe dirigente del paese, gli impiegati del paese. Ok? Oggi ci troviamo nel 2009 con 10-15 mila studenti che si iscrivono a Scienze Politiche perché medicina è difficile, ingegneria non ne parliamo, giurisprudenza deve avere pure un poco di conoscenza del latino, sa che c'è, poi ci iscriviamo a Scienze Politiche. E il risultato finale a Scienze Politiche tu ti ritrovi uno che ha fatto le scuole alberghiere, uno che ha fatto ragioneria e altre cose, che non c'entra niente con quel percorso scolastico che è fondamentalmente di tipo umanistico. Oppure possiamo trovare a uno che ha fatto delle scuole tecniche, che a un certo punto, siccome in definitiva, avendo sentito la battuta di Montanelli che fare il giornalista è meglio che lavorare, sapete che se mo mi scrive Scienza della Comunicazione, un altro corso, allora io dico abbiamo fatto la scuola di massa, ma abbiamo fatto la peggiore delle scuole di massa, perché questa qui che cosa succede poi? Io ho una difficoltà, che mio figlio questo problema non ce l'ha avuto, perché io sapevo come lo dovevo orientare a mio figlio. Ma il figlio del mio amico bracciante di paesino Buonabitano, che non è come qua, è una roba, un piccolo paese del profondo sud, però il mio amico bracciante, il figlio all'università, è riuscito a portarlo, che però non è il ragazzo particolarmente appassionato degli studi, non può dargli l'indicazione al figlio, non dandogli l'indicazione, quello fa un corso di laurea, poi è convinto che è cambiata la sua condizione sociale, ma non è vero, perché ha fatto un corso di laurea inutile che non serve pressoché a nulla. Allora, non è che era sbagliato l'obiettivo era giusto, è stata sbagliata la pratica, questo è il problema. È sbagliata ancora oggi, quando ogni anno dentro le università i professori si riuniscono e fanno un altro corso di studi che non si capisce bene a che finalità abbia. Io l'altro giorno, Giorgio, parlavo con, per ragione del mio lavoro, periodicamente devo incontrare un sacerdote, che è un sacerdote ghanese, che parla 4-5 lingue, che è l'amministratore delegato dell'Opera Romana Pellegrinaggio, e che è un cervellone, onestamente è un cervellone. E dico, scusi, padre Cesare, perché non fate l'intervento, perché nelle università italiane, soprattutto quelle di giurisprudenza, elimina il diritto ecclesiastico? Lo sapete che la facoltà di giurisprudenza è un esame fondamentale, come il diritto penale o come il diritto civile, come il diritto amministrativo, dagli esami fondamentali c'è il diritto ecclesiastico, che si occupa dei rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa Cattolica, il Vaticano. Ora mi dovete dire, ma chi cazzo gliene frega più niente, che importanza ha questo? Però in nessuna università d'Italia, cioè, tranne qualche facoltà specificata chiara, che ha quell'indirizzo, si spiegano che cos'è l'islamismo, che cos'è il buddismo, che cos'è il, che ne so, il confucianesimo, visto che abbiamo a che fare con la Cina, visto che abbiamo l'India con le sue storie, visto che abbiamo a che fare con tutto il mondo islamico, noi dovremmo sapere pressoché tutto, e i giovani dovrebbero sapere pressoché tutto. Nessuno glielo spiega. Naturalmente, il figlio di quello che ha la famiglia giusta, queste cose dietro, questi studi se li fa, e quindi ha la marcia in più che poi lo mette nella condizione di essere più tranquillo anche rispetto al mercato del lavoro. Quindi noi non erano sbagliati gli obiettivi ugualitari nostri,
è stata tutta più sbagliata la pratica successiva, ma non gli obiettivi ugualitari, perché andare a creare nel mondo del lavoro gli elementi di tutela, di garanzie che abbiamo dato, evidentemente abbiamo fatto una cosa, secondo me, giusta. Quando si parla dell'articolo 18, io continuo a sostenere che forse l'articolo 18 come è scritto non oggi può essere superato, ma il problema non è che lo cancelliamo, dobbiamo trovare una forma alternativa, che potrebbe essere benissimo quello. Hai licenziato una persona senza giusta causa, hai l'alternativa, lo riassumi, non lo riassumi, allora pagherai una paccata di soldi, ma non per dargliela solamente alla persona, per fargli fare il percorso di reinserimento al lavoro. Gli paghi, che ne so, un corso di qualificazione professionale, gli dai un accompagnamento per la ricollocazione della persona e la fai a spese tue di aziende. Allora andrebbero modificate certe cose, ma il principio, certi principi erano ed hanno tuttora un loro valore ben preciso. Allora la mia conclusione di questa riflessione qual è? La rappresentanza, Giorgio ne ha parlato, ci fu allora un cambio tra le commissioni interne, i delegati e via dicendo. Anche quello, le forme della rappresentanza possono cambiare. Allora, nella fabbrica e nella struttura organizzativa di 40 anni fa, il modello era fondamentalmente quello che si chiama il modello fordista o taylorista, che si voglia, cioè le persone in definitiva per gruppi facevano tutto lo stesso lavoro, con alcune differenze. Oggi il modello organizzativo è cambiato. Allora, che cosa accade? Bisogna immaginare una rappresentanza diversa. L'errore dove sta? Non era sbagliato farla allora come l'abbiamo fatto. Il problema è la scarsa attenzione al cambiamento che c'è in corso, perché se c'è il cambiamento devi adattare le cose a quel cambiamento. Quindi, ma il valore rimane lo stesso, la rappresentanza democratica è un elemento fondamentale all'interno del mondo del lavoro. Oggi abbiamo la percezione dall'esterno di avere una rappresentanza debole, è debole quella politica, ma è debole pure quella sindacale. C'è un'altra cosa, noi, qui, molti di noi, insomma, qui siamo quasi, se non degli stessi anni, ma insomma grosso modo delle stesse generazioni. L'attivismo sindacale significava anche conquistare regolarmente, sistematicamente la persona che si iscriveva al sindacato. Io non posso mai dimenticare che noi nel 70 abbiamo comprato il palazzo della FLM, Giorgio, tu hai buona memoria, per alcuni miliardi, credo una miliardata, se non di più, una miliardata, allora erano tanti, raccogliendo i soldini dentro le fabbriche. Ma quanto davano le persone? Avranno dato 400-500 lire, ma forse qualcuno 1000 lire, ma no, non più di tanto, perché gli stipendi erano molto bassi, quindi se lo stipendio era 60.000 lire, guardate bene, più di 200-300 lire non dava, eppure con quei soldi si comprò un palazzo,